Ciao, proverò a fare questo video tornando a casa perché... No, se spengo non mi vedete. Perché è tardissimo, il film è lunghissimo, sono appena uscito dal cinema. Scusate la voce, ma sono raffreddato. Cercherò di fare una cosa breve e in massima sicurezza. Vi assicuro che... Cioè, cercherò di non andarmi a schiantare in diretta. The Batman è incredibile, anche se vi dico... Dico come la penso, io spero che mi sentiate, però insomma, poi vedremo. The Batman è incredibile, ovazione assoluta per Robert Pattinson. Il 90% del film lo fa con la maschera addosso. Tra l'altro, il costume è di una bellezza nel film, cioè dalle immagini non è che fosse proprio il top, però nel film, cioè, sembra di vedere il Batman di Arkham. Mi sono venuti i brividi ogni volta. Tutti bravi gli attori, anche Zoe Kravitz, devo dire tutti bravissimi, però per Robert Pattinson ovazione, come ho già detto recita quasi tutto il film con la maschera. Il film è scritto molto bene, molto belli gli intrecci, alla fine un colpo di scena mi è piaciuto particolarmente, cerco di non fare spoiler, però c'è questo enigmista, mi è piaciuto tantissimo come hanno scritto il personaggio dell'enigmista, rendendolo crudo, reale. Bello, 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 bello. E la Gotham pure credibilissima, scura, sempre bagnata, sempre piove, sempre umida, umidiccia, sporca. Beh, mi ha ricordato moltissimo Arkham, sia nelle ambientazioni, sia il tono. Intendo Arkham i videogiochi, la serie videoludica. Bellissimo, veramente ragazzi, andatela a guardare. Onestamente, però, devo dire la verità, io non credo che avrà un successo mondiale come quello, come No Way Home, come Spider-Man, perché è troppo scuro, cioè a un certo punto ti dici, dopo 2 ore abbondanti, dici, ma forse è troppo enfatizzato, troppo drammatico, troppo vuole essere sempre epico. A me piace questa cosa, però mi rendo conto che non a tutti può piacere. Io sono un fan di Batman. Amo questo personaggio, lo amo questo personaggio, è bellissimo, cioè crea questo personaggio così umano. Il messaggio del film mi è piaciuto tantissimo, cioè Batman, che poi alcuni concetti erano stati sfiorati anche da Nolan, ma non approfonditi, non poteva approfondirli così tanto, perché Nolan aveva fatto già un atto di coraggio a rendere Batman molto più realistico, no? Ma questo, diciamo, trae vantaggio da quello che ha fatto Nolan in questo film e lo porta all'ennesima potenza. Mi è piaciuto tantissimo. Da fan di Batman l'ho adorato, però mi rendo conto che forse non è mainstream, cioè una scelta del genere. Anche chapeau, devo dire chapeau a Matt Reeves e alla Warner che hanno avuto il coraggio di fare questo film. Probabilmente anche il successo di Joker con Joaquin Phoenix ha giocato il suo ruolo, perché è un film coraggioso, questo è un film coraggioso e posso dirlo, l'ho letto anche un po' in giro su internet, così sono stato alla larga da spoiler, però qualcuno ha scritto che questo si può dire che sia il primo vero adattamento di Batman, del Batman dei fumetti, sono d'accordo, gli altri erano dei film basati sui fumetti, basati sui personaggi dei fumetti, cerco di urlare così mi sentite, mentre questo è cioè, non dico un fumetto sullo schermo perché potrebbe sembrare riduttivo, ma questo prende l'essenza dei fumetti di Batman, ma è impregnato dei fumetti di Batman. È bellissimo. C'è tutta questa parte di detective che in effetti non era stata troppo approfondita. Anche questa era stata presa un po' di striscio negli altri Batman. Così, sempre un po' una citazione. Pazzesco, pazzesco, pazzesco. Poi l'azione mi è piaciuta, i combattimenti. Cioè, ripeto, Robert Pattinson poi ha un costume tecnologico, mi è piaciuta la tecnologia del costume integrata benissimo. C'è la scena dove fa, che si vede anche nel trailer, quindi non faccio spoiler, la scena dove plana con questa tuta alare. Madonna ragazzi, ho goduto, cioè vi devo dire che ho goduto, non sto scherzando. Bellissima quella scena lì. Oppure quando usa il rampino, cioè sono riusciti a fare una cosa alla George Clooney, il rampino che gli esce dal polso, ma è credibile, cioè è credibilissimo.
Cioè, ragazzi, veramente sto film è spettacolare. Andatelo a guardare, guardatelo più volte se potete, se avete questa fortuna. Io non avrò questa fortuna perché già devo ringraziare mia moglie che mi fa andare al cinema. Mi sottraggo ogni tanto alla mia famiglia e vado al cinema, no? Raramente ormai, però almeno per i film che mi interessano di più. Però ragazzi, sto film è spettacolare, andatelo a guardare, guardatelo più volte. Chapeau alla Marvel, scusate, alla Warner, chapeau a Matt Reeves e tutta la sua squadra, ma soprattutto a Robert Pattinson, che ha fatto un lavoro spettacolare, veramente bravissimo. Cioè, se mi avessero detto guarda che un giorno vedrai un film di Batman con protagonista il tipo di Twilight e ti piacerà, sarà duro, cazzuto, violento, e ma va, ma avrei risposto ma vai a quel paese, ma che stai dicendo? Ragazzi, è incredibile, incredibile Robert Pattinson. Io voglio vedere altri film con lui. Alla fine c'è un cliffhanger, c'è una, diciamo, un piccolo, non c'è una scena dopo i titoli, vabbè, c'è una piccola apparizione di un altro famosissimo villain. Non mi è piaciuto molto quello che si intravede del villain, lo devo dire in tutta onestà. Il look non è che mi è piaciuto, però si vede poco, eh. Però voglio vedere altri film con questo Batman, perché merita, cioè merita. Io spero che che se ne facciano altri. Si dice, si parla, si vocifera di una trilogia, chiaramente dipende un po' dai risultati, però io sono un po' preoccupato, devo dire la verità, per quello che dicevo prima. Sono scelte coraggiose, non credo che sia un film mainstream, può essere molto pesante. Infatti anche le voci all'uscita dal cinema non erano proprio tutte entusiaste. C'è stato un piccolo applauso alla fine, non era pienissima la sala rispetto alla prima di No Way Home, la sala era mezza vuota. Però c'è da dire che è uscito di giovedì, mi sembra che No Way Home era uscito di venerdì, se non ricordo male, questo fa la differenza. Comunque ragazzi, The Batman, una bomba a orologeria, cioè veramente un'emozione. Ma poi non si ferma un secondo quel film, ragazzi, cioè 3 ore quasi di... Mamma mia, non si ferma mai, cioè tu, non ci sono momenti morti, cioè a parte una scena tra Bruce Wayne e Alfred che dura 2 minuti, ma cioè tutto il resto è tutto cardiopalma, incredibile, non mi immaginavo una cosa del genere, cioè sono sconvolto in positivo. Mamma mia ragazzi, cioè ho goduto, ragazzi, cioè ve lo dico, cioè, soprattutto in alcune scene ho goduto. Ma poi il messaggio del film è forte, ragazzi. Cioè, ripeto, poi ci sono alcuni concetti che erano stati sfiorati, come quello degli emuli, come quello che Batman ispira i suoi nemici, cioè tutti questi concetti che comunque sono già stati sfiorati da altri film. Questo film li approfondisce, li rende scuri, li rende reali, cioè sembra vero, porca miseria. Quando vedi i notiziari che dici porca miseria, sembra di vedere un notiziario vero, una notizia vera, non un film, cioè incredibile, cioè veramente un film da 10 e lode, altro che, cioè quelli che dicono 7 su 10, 8 su 10, ma che stiamo scherzando, ragazzi? Cioè, questo per me è quasi un 10 pieno, cioè non si poteva fare di più, non si poteva pretendere di più da un film del genere. Coraggioso, bellissimo. Zoe Kravitz, stupenda nel costume di Catwoman, con quella maschera che fa vedere le labbra e gli occhi, un viso veramente che colpisce, devo dire, buca lo schermo. Bravissimi tutti, mamma mia, incredibile. Andatelo a guardare, ragazzi, questo video già è stato abbastanza lungo, io sono quasi arrivato a casa. Sono contento perché oggi ho girato anche delle recensioni, quindi probabilmente caricherò prima questo video, così tampone, diciamo già domani forse già lo carico così com'è. E prossimamente arrivano un po' di recensioni. La prima che arriverà è a tema Batman e Joker della McFarlane Toys, dalla linea Three Jokers, dalla graphic novel Three Jokers. Ragazzi, fatemi sapere nei commenti se siete andati a guardare questo filmazzo e parliamone, spoiler free magari, però insomma, se volete scrivere spoiler basta che mettete l'alert. Ciao ragazzi, ciao, viva The Batman e viva Batman, questo personaggio magnifico, magnifico. Grazie Bob Kane, grazie a tutti quelli che hanno contribuito a creare la storia di questo personaggio. Mamma mia ragazzi, cioè incredibile, un personaggio troppo bello. Cioè io adoro Spider-Man, però Batman rimane il mio amore, il mio primo amore.
Ciao ragazzi, sono arrivato, parcheggio e vado a casa perché sono stanchissimo, è quasi l'una. Ciao, ciao.